Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è venerdì, è il continuo del vlog che avete visto. Sono le 18 e qualche cosa. Maurizio è appena uscito che è andato fino in farmacia a prendermi le gocce. Perché, come vedete, l'occhio è ancora gonfio. E praticamente mi sta succedendo come mi è successo l'altra volta. Non so se vi ricordate che non ci vedevo, che dovevo tenere l'occhio chiuso perché mi faceva male, non riuscivo a guardare la luce. E poi avevo chiamato il dottore e mi aveva dato le gocce. Allora, siccome lo sapevamo già, Maurizio ha scritto un attimino al dottore perché io sto cercando di guardare il meno possibile il telefono, anche sto ascoltando i video delle ragazze che seguo. Adesso stavo guardando Sweet Mumu, e però lo ascolto, non lo guardo perché cerco di non sforzare troppo l'occhio. E niente, quindi Maurizio è andato a prendermi di nuovo le gocce, così mi metto queste benedette gocce. Prima le metto e prima mi. Ti guarisce. E prima mi Una volta guarisce. si è guarito in un giorno e anche Sì, adesso. però mi aveva dato le gocce per una settimana, perciò penso anche stavolta. Perché mi fa proprio male qua nell'interno dell'occhio, ecco. Poi comunque si vede che è gonfio. Anche perché io non ho delle profondissime occhiaie. E quindi si vede proprio che questo qua è gonfio. E vabbè. È una piccola cosa, questa non è niente di che. L'altra volta ci avevo patito di più, cioè parecchio in realtà, perché mi ero ritrovata con. Io ho un occhio che non vede e l'altro occhio che con questa situazione dovevo tenerlo chiuso e quindi non vedevo niente. E avevo bisogno quando dovevo venire giù per andare in bagno perché non vedevo. E su dovevo stare di sopra al chiuso con le persiane chiuse al buio perché non, neanche al buio riuscivo a tenere l'occhio aperto, quindi mi ha preso un pochettino male. Questa volta, sapendolo già, stamattina quando mi sono svegliata così, gliel'ho detto a Maurizio e adesso abbiamo scritto al dottore perché non è passato. Ho fatto degli impacchi con la camomilla, però ci vanno le gocce. E quindi niente, mettiamo queste goccine e pace. E non abbiamo fatto niente oggi pomeriggio praticamente perché avendo quest'occhio che mi faceva male non abbiamo fatto niente. I bambini dovevamo andare da Sara, non siamo andate perché lei aveva da fare perché appunto andava alla ditta, gli ha cambiato orario, poi c'è il tempo così e allora abbiamo rimandato. Poi comunque mi si è gonfiato l'occhio, quindi magari meno aria prendo meglio è. Può essere un colpo d'aria, boh, chi lo sa. Guarda. Brava, Sabrina si è fatta male, si è tagliata con la carta oggi. Hanno fatto i compiti, quelli li stanno facendo, sono bravissimi. Li sta facendo anche Gabriele. Per Manuel stamattina ci è arrivata la comunicazione, l'iscrizione a dei progetti che farà a settembre. E allora ne abbiamo scelti, cioè li abbiamo scelti più io che lui in realtà. Però due o tre insieme, quelli che comunque gli interessavano. E così almeno a settembre, prima dell'inizio della scuola, o comunque hanno detto che si svolgeranno a settembre, quindi presumo al pomeriggio, perché al mattino dovrà poi andare a scuola. E sono dei progetti interessanti. Uno è il Cineforum, che gli fanno vedere dei film e poi praticamente fate tipo dei dibattiti, no? Per vedere cosa ne pensano, per parlare, per discutere, che comunque è una cosa importante anche confrontarsi con gli altri su quello che si pensa di un determinato, di una determinata cosa. E ho letto che mi è arrivata la comunicazione anche per Giorgia. Quindi adesso devo andare tanto a confermare l'iscrizione, ma ormai andiamo poi la prossima settimana. E nel frattempo vedremo di capire se anche Giorgia può, perché da quello che c'è scritto nel modulo che hanno mandato, si può iscrivere anche Giorgia. Quindi se si può iscrivere anche Giorgia, lei ne ha scelti
due che le piacciono, uno di inglese e l'altro il cineforum. Invece Manuel farà sempre il cineforum e matematica. E poi un terzo che è per capire magari qual è il metodo migliore per studiare, anche se più o meno loro l'hanno capito, però avere qualcuno che magari ti dice puoi provare questo metodo, cioè ci sono questi metodi, prova questo, prova quello, potrebbe essere interessante. Poi socializzare, nel senso che comunque sono in un ambito un pochettino più ristretto dove ci sono meno ragazzini, di conseguenza magari socializzare un po' comunque gli fa bene, visto l'anno che è appena passato e l'estate che per colpa mia stanno passando, perché comunque siamo, non dico chiusi in casa, però possibilità di uscire purtroppo con queste visite, fare brigare ce n'è poco. E quindi niente, adesso è tornato Maurizio. E noi ci aggiorniamo più tardi, comunque se facciamo qualcosa vi faccio vedere, oppure direttamente poi domani che è sabato, che se l'occhio va meglio, di lavoro da fare ce n'è tantissimo. Allora, oggi è sabato, come avete visto abbiamo sistemato, ho levato il bollettino di Pia pieno di vestiti e
e li ho piegati tutti quanti, ho cambiato il lenzuolo e Sabrina, insieme a Giada e a Pia, hanno steso. Adesso vi faccio vedere la situazione occhio, è questa. Mi fa male, abbiamo messo già le gocce. Se riesco vi lascio una foto qui di com'era proprio stamattina appena sveglia. Mi fa male. Però almeno mettendo le gocce subito, perlomeno riesco a tenerla aperta a vedere. Adesso ci prepariamo per stirare. Adesso ti diamo una mano. Adesso ci prepariamo per stirare e basta. E questo qui sarà questo sabato. Aspettiamo papà che torna dal lavoro. E poi vabbè, poi mangiamo tra un'oretta così. Un'oretta e mezza. Intanto cominciamo a stirare così almeno ci leviamo un bel po' di roba che ce n'è tantissima da stirare. Occhio alle dita, eh? Cosa vuoi mettere adesso? Scendolini. I scendolini. Mettiamo i sandali. Perché dobbiamo lavare le ciabattine. Vero? Così poi ti metti le ciabattine. Un sandalino. Ti ha fatto male? No, scusami. Ma lì. C'hai i piedi come le tue sorelle. Adesso ti sistemo. Mamma, metti viola. Eh?
Sì. Mi metti i pantaloni. Poi ci facciamo i codini? Sì. Ok. Prendi gli elastici, così ti faccio i codini. Ok. E come faccio se non faccio i codini? Perché continua a suonare il tempo. Nonna, no, non puoi prendere il flauto adesso. Tirati sulle mutande. Quanti anni hai, Pia? 2. Che brava! Li facciamo giù, vai, codini, che così ti pettino. Questo. Li facciamo giù perché non sei pettinata e così ti do una pettinata a questi capelli ribelli. Fatta male, piccino. Ti sei fatta male? Sì. Dove? Qua. Qua? Wow. Ah, oh, povera Pia. Pia cade. Pia cade? Sì. Mamma, oggi non doveva andare a messa. Buongiorno, oggi è domenica. Ho sistemato un attimino la cucina, ho pulito bene, bene, bene il lavandino. E niente, la situazione occhio stamattina è questa. È un po' più sgonfio, ancora un po' rosso, però non ho avuto problemi a vedere avendo agito subito e quindi va tutto ok. Non ho avuto nessun problema, continuo a mettere le gocce, le devo mettere fino a martedì. Domani per fortuna il mio vicino viene con i bambini, quindi io posso andare in ospedale a fare questi, spero, ultimi controlli e che da lì dicano no, non dobbiamo operarla, tutto ok, è rientrato tutto, è stato solo un falso allarme. Speriamo, perché veramente ho tantissime cose da fare, non ho tempo di fermarmi per farmi operare. E boh, quindi stamattina sto molto meglio, con Sabrina abbiamo stirato, adesso oggi facciamo pausa e anche domani perché devo andare lì, poi martedì se le cose rientrano ripartiamo a stirare, ma in questi giorni, in questa settimana dobbiamo sicuramente scendere ad Acqui perché devo andare a dare conferma per l'iscrizione di Giorgia, dobbiamo andare a cambiare le gomme e poi basta. Adesso faccio vedere a Manuel e Giorgia le bomboniere. Se mi danno l'ok le ordiniamo, così abbiamo già la bomboniera per Gabriele e poi quelle per Manuel e Giorgia che arrivano. Mi mancano quelle di Sabrina e quelle per Pia. Che con Ruth avevamo pensato a una cosa, solamente che devo capire se riesco a realizzarla perché purtroppo non riesco a fare. Avevamo pensato a dei vasetti di marmellata. Mia cugina per il suo matrimonio l'aveva fatti ed erano bellissimi e aveva fatto dei, non mi ricordo, sacchettini mi sembra, comunque dentro c'erano o due o tre marmellatine e quindi e miele anche, e quindi volevo un attimino vedere se li trovavo, che forse non ho mai utilizzato perché mi dispiaceva, e quindi volevo vedere se li trovavo anche io e da usare come bomboniera appunto per Pia, per fare qualcosa di diverso, ecco, per non fare il solito pupazzino, il solito ciondolino che poi rimane lì e non lo usa nessuno. Quindi adesso vediamo un attimo cosa riusciamo a trovare. Invece la marmellata uno la usa, la mangia, finito e bomba. E i confetti li compreremo all'ultimo. E boh, ho ancora un po' gonfio qui sotto, infatti l'occhiale non sta ben messo, però vabbè, c'ho una faccia che vabbè. Quest'anno di sole mi sa che non se ne parla, perché tra questa cosa qua che mi ha rallentato e adesso l'occhio, ho troppe cose da fare, non ho il tempo materiale proprio per andare a Fiume, mare, da nessuna parte.
Gli ho comprato le pistole, vanno a giocare qua sotto, spruzziamo l'acqua così va bene lo stesso. Piano piano cerchiamo di fare questi lavori che già ce n'è. E il signore delle finestre mi deve mandare il preventivo aggiornato. E questa settimana bisogna anche andare per la botola perché ero andata a vedere, poi lei mi ha detto ma puoi cambiare solo l'affare. Poi abbiamo visto che la chiusura è arrugginita. E anche la scala un pochettino, quindi Maurizio ha detto cambiamo tutto. Perciò devo andare a chiedere se devono venire a prendere delle misure, tutto quanto, così almeno andiamo avanti perché sennò non ce la facciamo di nuovo. E poi mi arrabbio. Quindi boh. E niente, adesso stiamo andando avanti a pulire in cucina il muro come vi ho fatto vedere con la candeggina, così ha tempo di asciugarsi bene e devo cercare questo benedetto antimuffa. E boom. Niente, questo era l'aggiornamento che volevo darvi. Oggi pomeriggio dobbiamo uscire, andremo fino alla Panorama che devo comprare due cose perché domani appunto non essendoci mi lascio pronta l'insalata di riso. Così almeno il mio vicino deve solamente tirarla fuori, loro prepareranno il tavolo, tirano fuori e si siedono e mangiano tutti quanti. E aspetta, e niente, quindi poi ci sarà un piccolissimo svuota la spesa Panorama, che è il negozio dove andiamo e basta. Qui c'è Sabrina e buon, quindi come aggiornamento è tutto, anche perché ho parlato 6 minuti, chissà che stress. Ci vediamo più tardi. Cosa fai, Pia? Gli hai dato i biscottini a Olivia? E Oggi? Non glielo dai uno a Oggi? Ah, Oggi gli ha già finiti i biscotti. Ah, ok. C'è lì? C'è un bimbo? Thank you.
Vai, salta. Vai. Sono lì Sabrina e Giana, guarda. Ciao bellissima Sabrina con la treccia. L'importante è che conosciamo i capelli legati. Yeah. Siamo arrivati a casa e adesso vi faccio vedere tutto quello che abbiamo acquistato da Panorama. E come avete visto siamo passati anche da Pittarosso. Allora, da Panorama abbiamo preso queste due insalatiere perché devo fare l'insalata di riso per domani per i bambini. Come vi dicevo, stanno con Sergio, il nostro vicino, e quindi non avevo dei contenitori, in realtà neanche questi sono abbastanza grandi, però dei contenitori abbastanza grandi per riuscire a contenere tutto il riso che devo far cuocere. Ne farò cuocere tantissimo, però comunque un po' lo farò cuocere e non li avevo, perciò ho trovato queste, 2,50 euro. Comunque vi lascio lo scontrino sempre in fondo, così almeno lo vedete. Poi carciofi tagliati, olive verdi denocciolate. Ho preso questa insalatina all'aceto di vino che però poi io andrò a sciacquare con l'acqua perché non mi piace il gusto intenso dell'aceto che gli rimane appiccicato. Le melanzane a filetti, i cetriolini, funghi trifolati, salsa tonnata, ne ho prese due, filetti di peperoni, cotto a cubetti della Beretta, due di queste mozzarella fior di latte che erano col 30% di sconto, due confezioni di grana padano grattugiato, una bottiglia da un litro di olio di oliva, 4, ma qui ce ne sono solo 3, di buste di insalata misticanza, questi anacardi tostati per me, e poi questi qua me li terrò da portarmi domani. E poi ho trovato queste matitine stupende, 24 matitine con gomma con gli animaletti, e gliel'ho prese ai bambini. Sono fatte così,
Cioè, ma guardate che carine, tutte colorate con queste gomme ad animaletto. Cioè, sono proprio, proprio belline e quindi le ho prese. Adesso metto sull'altra roba e ve la faccio vedere. Allora, poi 4 pacchi di questo pan bauletto bianco, 2 confezioni di questa polpa fine piccola, una bottiglia da mezzo litro di olio extravergine di oliva, una fetta di fontale per l'insalata di riso, un macinato per ragù perché volevo fare gli gnocchi fatti in casa e condirli con il ragù. Poi 2 pacchi di mezze penne di questa marca qui, pasta del Levante. Una confezione di cotolette formato convenienza, ce ne dovrebbero essere 7 dentro, c'era il 30% di sconto alla cassa. Poi crocchette per Olivia, vediamo se... Ma lei le mangia abbastanza volentieri, vediamo se le piacciono. Pannolini per Pia, ho preso questi della linea Baby Pam e Panorama, vediamo un po' come sono. E poi per Oggy invece questa zuppa. Che bello questo cane che c'è sopra, vediamo un po' se gli piace. Per finire, Manuel, pesto alla genovese, questo qui senza glutine, della marca Sempre Freschi. Questo è pesto fresco Valle Più, 2 confezioni di ognuno. Poi questi fusilli Le Stagioni d'Italia, la bambina si è scartavetrata nelle borse. 8 passate di pomodoro perché appunto volendo fare il ragù ne ho prese un po' e poi comunque da tenere lì per una pasta veloce, così per un pomodoro semplice va bene. E questa qui è della marca Jolly Colombiani. Poi un Sunsilk shampoo sciolti e fluenti. Io ho un sacco di capelli per farli essere sciolti e fluenti. Pappa per il cane, abbiamo preso questa qui della marca Zoa Pampa e Panorama, patè con selvaggina e patè con vitello e piselli, 3 e 3. Poi 2 di panna fresca perché ci sono 2 o 3 ricettine che vorrei fare nei prossimi giorni e quindi mi serviva la panna fresca. Ovviamente queste ricettine le farò insieme a voi. Poi, per la gioia di Maurizio e Gabriele, quando li ho visti, li ho presi tutti. Ho trovato questi sciroppi della marca Toschi Vignola Mike Top, che sono gluten free e ci sono in tantissimi gusti, davvero. C'è scritto qua dietro che vanno bene per gelati, dolci, yogurt e macedonie. Quindi veramente possono usarli per quello che vogliono. Ho preso cioccolato, fragola, caramello, burro d'arachidi e pistacchio. Tutti quanti sono gluten free. E quindi abbiamo risolto il problema del topping. Sicuramente ce ne sono anche qui al Bennett o al Galassia, per esempio, o al Gulliver. E piano piano li andremo a cercare così almeno vedremo quali marche loro possono mangiare e quali invece no. Però già averli trovati, i prezzi si aggiravano, come vedrete dallo scontrino, tra i 2,99 euro, 2,29 euro mi sembra, e 1,99 euro qualchedun altro. Vi farò sapere poi magari se gli sono piaciuti, comunque penso che siano molto buoni, insomma. Poi ho preso una confezione di mozzarella 4x125, 2 confezioni di pomodorini per l'insalata di riso e una confezione di fusilli, questi qui della La Molisana da 1 kg, questa qui è trafilata al brodo. Per quanto riguarda Panorama, questo qui è tutto quello che abbiamo preso.
come al solito vi lascio lo scontrino e vi chiedo se avete provato già questi prodotti, tutti quelli che vi ho fatto vedere, cosa ne pensate, se ce n'è qualcuno che non conoscevate, se ce n'è qualcuno che potete consigliarmi, io me lo segno e magari la prossima volta che andrò a Panorama lo prendo, così lo provo e posso dare anche la mia personale opinione. Grazie, non mi vedo. Adesso vi lascio lo scontrino e subito dopo vi faccio vedere cosa abbiamo preso da Pittarosso. Allora, da Pittarosso abbiamo preso due paia di scarpe per Pia. Un paio, queste qui della Puma, sono da ginnastica, sono leggere che vanno bene adesso, perché come vi dicevo in certe occasioni c'è bisogno comunque della scarpina e chiusa. E erano scontate del 30%, costavano 29,99 e io le ho pagate 20,99. Quest'altra invece, che sono della Lumberjack, sono dei sandalini e sono fatti così e sono per il battesimo. Questi qua sono, ve li faccio vedere perché tanto non avete visto il vestito, ma almeno le scarpine. Queste qui, è scritto da quest'altra parte, costavano 24,90. Anche qui c'era lo sconto del 20%, del 30%, e le abbiamo pagate, vi faccio vedere lo scontrino, vedete Pittarosso, 17,43. In totale come sconti abbiamo avuto 16,47 euro. Devo dire che hanno degli ottimi prezzi comunque, e quindi molto probabilmente le scarpe per i bambini le andremo a comprare lì, perché adesso poi il mese prossimo ci sarà andare a comprare magari le scarpe, e quindi penso proprio che le andrò a comprare lì perché hanno degli ottimi prezzi, anche comunque scontati. Non sono solita comprare scarpe di marca così per i bambini perché cambiano numeri velocemente, però mi sono accorta anche che la qualità della scarpa fa tanto per almeno portarla, non dico almeno un anno, finché gli va bene, perché sennò gli si rompono molto prima e poi bisogna andarle a ricomprare. Quindi meglio spendere un pochettino di più, ma anche perché ormai Emanuele e Giorgia più o meno si sono stabilizzati come numeri, quindi si può iniziare a comprare delle scarpe un pochettino più serie, diciamo, ecco. Comunque Gabriele invece è ancora in piena evoluzione, perché l'anno scorso aveva il 38, adesso è già il 39, quindi. E niente, adesso vi giro così vi saluto. Eccomi qui. Allora, come avete visto, vi ho fatto vedere tutti gli acquisti. Abbiamo fatto un pochettino di spesa, abbiamo preso quello che ci mancava e anche appunto le cose per fare l'insalata di riso. Ovviamente non è che userò tutto in questa volta, ma in più volte magari anche le cose tipo le olive verdi, non è che le vado a mettere tutte in questa insalata di riso, quindi le potremo rifare. Adesso vado a premetterla su, a prepararla, perché poi domani mattina ho paura di non riuscire a svegliarmi in tempo e di non riuscire a prepararla, quindi preferisco farlo stasera. E niente, io spero che questo video, che questo tempo insieme a noi vi sia piaciuto. Se così, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ricordatevi di attivare la campanellina per non perdere nessun prossimo video. E noi ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3!